Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Io sono Giacomo Bollini e con piacere continuo a far parte di questa bellissima iniziativa del Museo del Risorgimento, del Museo Civico del Risorgimento di Bologna, che prevede di mandare in onda delle piccole pillole di storia tenute, curate da degli amici del museo stesso per continuare in qualche maniera a fare storia anche a porte chiuse. Oggi tocca di nuovo a me, io vi ringrazio moltissimo di questa opportunità e ringrazio tutti quelli che sono presenti e che mi stanno in questo momento guardando. Spero non ci siano dei problemi nella diretta che si stia vedendo e che soprattutto non ci siano incursioni di bambini e cose varie, potrebbe benissimo essere questo il caso. Comunque, io riprendo per un certo verso il percorso di pillole di storia che avevo intrapreso poco più di una settimana fa, quando parlai dei volontari bolognesi nelle Argonne nel 1914 e nel gennaio del 1915 in terra francese, per l'appunto con l'Italia ancora neutrale, a combattere con i francesi contro i tedeschi. Ora facciamo un piccolo balzo avanti, cerchiamo di fare una sorta di piccolo percorso all'interno di questo piccolo panorama che vorrei sottoporvi e provo ad andare direttamente al 1915, quindi quando l'Italia è ufficialmente entrata in guerra con l'Austria-Ungheria e sta muovendo le proprie truppe verso il proprio confine orientale per attaccare per l'appunto sul fronte dell'Isonzo. Questa piccola pillola di oggi vorrebbe cercare di raccontare un minimo quali sono i reparti in cui erano presenti più bolognesi, perché io vi parlo da Bologna, Museo Civico del Risorgimento di Bologna, e soprattutto quindi è anche un rimando al consueto portale Storia e Memoria di Bologna, dove tutte queste nozioni che io vi sto per raccontare oggi sono presenti con schede di approfondimento. Allora, spesso le informazioni riguardo al reclutamento del Regio Esercito italiano sono tenute in secondo piano all'interno delle ricerche sulle vicende storiche dei soldati della Grande Guerra, mentre invece è un concetto chiave che aiuta tutti coloro i quali ancora oggi cercano notizie su nonni, bisnonni, avi che combatterono durante la Prima Guerra Mondiale. E vi posso assicurare che a me, in quanto, come so dire, esperto e a varie associazioni storiche che si occupano di questo, richieste di supporto nella ricerca su queste storie giungono praticamente in maniera quotidiana. Ebbene, due parole molto, molto brevi e molto stringate per cercare di dirimere un pochino questa questione. Il Regio Esercito reclutava non a base territoriale, cioè non radunava tutti i soldati di una determinata regione o provincia nello stesso reparto. Quindi, per fare un esempio, nella Brigata Bologna non c'erano i bolognesi, anzi, spesso al nome del reparto non coincideva affatto la sede in tempo di pace dei reparti. A Bologna aveva sede storicamente già dal 1905 il 35esimo reggimento fanteria della brigata Pistoia e in tempo di pace, stiamo sempre parlando di tempo di pace, prestavano servizio presso le caserme del 35esimo reggimento fanteria che abbiamo ancora oggi ben visibili, sono per esempio la caserma Cialdini di Via Urbana o quella che oggi è nota soprattutto per il parcheggio della Staveco. Ebbene, in queste caserme si radunavano soldati che provenivano per il proprio servizio militare da ogni parte del regno. Questo anche perché si contava di poterli utilizzare senza grandi problemi in eventuali soppressioni di, mettiamolo così, tra virgolette, rivolte cittadine. Se nelle caserme bolognesi fossero stati presenti soldati bolognesi, difficilmente sarebbero intervenuti a sedare una sommossa, una rivolta, uno sciopero tenuto da dei bolognesi. Di conseguenza, quindi, nelle caserme
già citate, c'erano uomini da ogni parte del regno, così come i bolognesi probabilmente servivano in caserme disparate in giro per tutto lo stivale. Questo cambiava, diciamo, nei primi mesi nei primi giorni subito precedenti al reclutamento generale in vista dell'entrata in guerra. Perché? Perché logicamente chi stava prestando servizio militare nelle caserme era un'aliquota abbastanza ridotta, i ranghi non erano completi. A completare i ranghi di questi reggimenti, di queste brigate, venivano richiamati tutti coloro i quali avevano già fatto il servizio militare e di conseguenza venivano per l'appunto richiamati a prestare servizio attivo. Quindi fu così che i bolognesi, che avevano prestato servizio casomai in Sicilia durante il loro biennio di Naia, si ritrovarono a presentarsi alle caserme del proprio distretto, quindi a Bologna, per essere riarruolati e riutilizzati. E quindi direzionati, mandati a completare i ranghi di quei reparti che si trovavano in città, pronti a partire. È per questo che quindi possiamo dire che, almeno nelle prime fasi del conflitto, parliamo dei primi mesi, questo concetto di non territorialità dell'esercito italiano veniva meno, e quindi si poteva dire che i reparti fossero caratterizzati da una gran parte di soldati provenienti proprio dai distretti di appartenenza. E così quindi che nella brigata Pistoia, composta per l'appunto dal 35esimo reggimento fanteria a Bologna e dal 36esimo a Modena, confluirono bolognesi e modenesi. E quindi possiamo tranquillamente dire, almeno per tutto il 1915, che questa caratteristica di territorialità coincideva con i reparti del distretto di appartenenza. Ovviamente, man mano che il conflitto andava avanti, che le perdite assottigliavano i ranghi, questa caratteristica si perdeva, perché logicamente nel paese non c'erano più uomini che avevano già fatto il militare e quindi non venivano presentati al distretto di appartenenza, ma ridistribuiti ove ce n'era bisogno. Quindi, quali sono i reparti che troviamo nel 1915 nel distretto di Bologna? Il già citato 35esimo reggimento fanteria della brigata Pistoia, che andava a formare per l'appunto la brigata insieme al 36esimo a Modena. C'è sempre questo connubio Bologna-Modena in queste come si può dire, burocrazie militari. Questi reggimenti, logicamente, man mano che si riempivano, man mano che vedevano i propri ranghi riempiti, andavano a figliare, sì, diciamo così, proprio figliare dei nuovi reparti che venivano costituiti e si chiamavano milizia mobile, mentre quelli precedenti, quelli diciamo dell'esercito storico italiano, erano quelli dell'esercito permanente. Quindi figliavano dei reggimenti di milizia mobile che venivano a loro volta incorporati nell'esercito e mandati al fronte. Il primo figlio, mettiamola così, del 35esimo reggimento fanteria è il 119esimo della brigata Emilia, che insieme al 120esimo componeva quindi un'altra unità. A Bologna trovavamo anche, per esempio, anche un reparto di cavalleria, i lancieri di Novara, e il sesto e il quindicesimo bersaglieri. A sua volta, comunque, piccola ulteriore postilla, il 119esimo generò un altro reggimento, che fu il 229esimo della brigata Campobasso, quindi 229esimo e 230esimo brigata Campobasso. Quindi possiamo dire che, in sintesi, i reparti in cui troviamo la maggior parte dei combattenti bolognesi in fanteria, quindi esclusi i lancieri di Mantova, sono la brigata Pistoia, il 35esimo, quindi il 119esimo della brigata Emilia, e il 229esimo della brigata Campobasso. Ma oggi vi voglio raccontare anche quali sono più o meno i luoghi della memoria legati a, per l'appunto, questi reparti e quindi ai combattenti che provenivano dalla nostra città. Allora, partiamo dal 35esimo reggimento fanteria, che si trovò a essere la punta di diamante del sesto corpo d'armata italiano, che si schierava sul fronte della testa di ponte di Gorizia,
in quello che doveva essere, come si può dire, il tratto di fronte su cui ottenere il primo grosso successo da consegnare alla propaganda, alla stampa, ovvero la presa di Gorizia, che sembrava letteralmente al di là dell'Isonzo, lì a portata di mano e facilmente raggiungibile. Logicamente le dinamiche della guerra di trincea e delle moderne armi che costrinsero l'esercito italiano a impantanarsi in una guerra che non aveva previsto, portarono alla presa di Gorizia ben oltre un anno dopo l'inizio della guerra. Quindi dal 24 maggio 1915 la presa di Gorizia possiamo collocarla all'8 agosto 1916. Ebbene, su questo tratto di fronte il sesto corpo d'armata, che era composto da diverse brigate, si dissanguò per tutto il 1915. La brigata Pistoia fu probabilmente la prima ad attaccare su questo tratto di fronte e diede vita a un episodio che ancora oggi diciamo nella storia di questo reparto, che è l'attacco al Podgora delle giornate dell'8, 9 e 10 giugno 1915. Il Podgora, o meglio il Monte Calvario, è una placida collina a vedersi oggi, che letteralmente scherma alla vista Gorizia per chi vi arriva da Cormons. Sembrava un baluardo effimero, insomma non importante, facilmente conquistabile, e invece era letteralmente il perno di un sistema difensivo che inchiodò gli italiani al terreno per oltre un anno di guerra. L'attacco dell'8-9, in particolar modo 10 giugno 1915, è un emblema di quello che fu, almeno nel 1915, la guerra italiana sul fronte dell'Isonzo, ovvero fanterie gettate all'attacco secondo concezioni tattiche da caserma, quindi da addestramento, che si basavano su concezioni vetuste di guerra, che si andarono letteralmente a scontrare e a sbriciolare contro difese campali, mitragliatrici e filo spinato. Quindi oggi, che il Monte Podgora fa parte della campagna goriziana del Collio, per chi avesse voglia di andarla a visitare, c'è una bella zona sacra molto significativa, molto emozionante, nel senso che porta emozione, sulla quale c'è una grande spianata con un obelisco che ricorda tutti i reparti che combatterono per la presa del Calvario, del Podgora, erroneamente spesso detto Podgora, che invece è un borgo attaccato al Monte Calvario. È singolare che a fianco della brigata Pistoia combattevano anche altri reparti che invece provenivano dalla Romagna, quindi molto spesso possiamo trovare testimonianze che provengono dalla nostra regione, che ci parlano del Monte Podgora, di romagnoli. Citiamo uno fra tutti, il famosissimo conquistatore, diciamo di una posizione fondamentale della zona del Podgora, ovvero Aurelio Baruzzi, il lughese Aurelio Baruzzi, che con quattro uomini catturò centinaia di austriaci con uno stratagemma. Ebbene, quindi letteralmente il Monte Calvario è il Calvario degli Emiliano Romagnoli, perché qui si dissanguarono i reparti per l'appunto provenienti dalla nostra regione. La storia del 35esimo prosegue ovviamente con varie altre vicissitudini fra Altopiano di Asiago e in particolar modo Carso. Ci sono svariate testimonianze che parlano del 35esimo che vi consiglio di andare a leggere, fra le quali per esempio il libro di Pasquale Tondi, Schegge di guerra, o le memorie di Alula Taibel, un personaggio molto interessante della provincia di Ferrara, che combatté per l'appunto gran parte della guerra con il 35esimo reggimento fanteria. Ma anche la Brigata Emilia ebbe il suo esordio militare sull'Isonzo, tutt'altro che facile, tutt'altro che semplice. Dapprima nella zona di Plava, della testa di ponte di Plava, poco più a nord, diciamo, della testa di ponte di Gorizia, passò settimane senza dubbio molto difficili, ma la memoria storica della Brigata Emilia possiamo soprattutto legarla al suo periodo di presidio di un altro fronte maledetto dell'Isonzo, ovvero il Monte Mörzli.
Questo nome impronunciabile, questo nome con tante consonanti, è anche questo un luogo della memoria della Grande Guerra emiliana e bolognese, e che vide il sacrificio di tanti uomini. Un monte che è molto significativo dire, non fu mai conquistato del tutto dalle truppe italiane e conservava al suo interno anche nel 1917, quando la guerra aveva fatto dei balzi avanti come tecnologia, come concezioni di attacco, eccetera, eccetera, conservava delle posizioni che a dire assurde erano, era poco, come ad esempio le posizioni dette delle lunette, del trucchetto, insomma. Delle posizioni letteralmente alla mercé degli austriaci che potevano letteralmente solo far rotolare a valle un sasso causando strage fra gli italiani. A valle del Mörzli c'è uno dei tanti cimiteri di guerra, ben visibile ancora oggi, che è il cimitero dedicato alla memoria poi di una medaglia d'oro Maurizio De Vito Piscicelli, detto anche cimitero di Camno, dove c'è una grande lapide monumentale dedicata ai caduti della Brigata Emilia, che è un altro fondamentale luogo della memoria dei combattenti bolognesi durante la Prima Guerra Mondiale. Mi pregio di aver fatto parte e aver capitanato un team di lavoro che negli ultimi anni, negli anni del centenario, ha restaurato questo monumento molto grande. E il progetto è andato a buon fine e con successo, grazie anche all'aiuto di tanti amici, ne cito uno e poi la smetto subito, che è l'amico di Brescia, Stefano Aluisini. Comunque, questa grande lapide è molto evocativa per l'appunto di questo contributo di sangue, perché è proprio dedicata alla memoria dei caduti della Brigata Emilia, nonostante nel cimitero vi fossero logicamente tantissime altre sepolture di soldati di tante altre unità. E anche la Brigata Emilia ha una sua storia che prosegue all'interno della Grande Guerra. Un altro dei momenti fondamentali è senza dubbio quello della assurda battaglia del cimitero di Gorizia, come se oggi in pratica si combattesse dentro alla Certosa di Bologna, il cimitero di Grazzigna. Un'epopea sconosciuta e molto significativa. Ma l'Emilia ha un altro capitolo molto importante della sua storia sul Monte Grappa, quindi 1918, nella zona delle Porte del Salton. Andiamo subito anche a parlare del sesto e del quindicesimo reggimento Bersaglieri, che ancora oggi per certi versi lascia nel bolognese un ricordo molto, molto vivo. La sua caserma era quella che oggi ospita delle aule universitarie del complesso di Santa Cristina, per esempio. Comunque, il sesto Bersaglieri, anch'esso ha un esordio bellico sull'Isonzo, nella zona del Monte Nero, dove combatte lungamente. E anche qui a ricordarci il contributo di sangue dei caduti del Sesto Bersaglieri è un vecchio cimitero di guerra, quello della selletta Zakrajew, dove si può rinvenire ancora oggi fra l'erba una pietra scolpita che ricorda che lì per l'appunto c'era il cimitero del Sesto Bersaglieri. Il sesto Bersaglieri annoverava fra le sue fila anche diversi volontari che combatterono in questi primi mesi di guerra sul fronte del Monte Nero, del Monte Ursic, del Monte Vrata, eccetera, eccetera. Un tratto di fronte alpino dove combatteva della fanteria. Ecco, questo è un altro punto saliente da ricordare. La storia del Sesto Bersaglieri prosegue poi nel 1917 sul Carso, quindi un altro luogo della memoria del Sesto Bersaglieri, senza dubbio una quota anonima del Carso di Comeno, il Monte Pecinca, dove tutta scheggiata e quasi a volte introvabile a causa della vegetazione, c'è una piccola colonnina, un piccolo obelisco che ricorda il contributo alla conquista di questa cima pietrosa dei Bersaglieri. Il quindicesimo, che era uno dei reggimenti per l'appunto anch'essi figli del distretto di Bologna, invece ha una memoria storica fra le più famose, se così vogliamo dire, perché è legata ad un luogo che oggi è stato altamente turisticizzato, per fortuna, e reso fruibile al turismo, che è la grande dolina dei Bersaglieri, vicino, diciamo, al Monte Seibusi, non lontano dal sacrario di Re di Puglia. Qua, per esempio, c'è un reduce
il signor Gamberini, che ha scritto anch'esso un diario curato dal figlio, che ricorda come all'interno di questa dolina si sentisse spesso e volentieri parlare in bolognese. Quindi ecco un altro luogo della memoria che ci ricorda il contributo dei nostri concittadini al primo conflitto mondiale. Quindi, da prima vi ho dato qualche informazione burocratica, mettiamola così, sul sistema di reclutamento dell'esercito italiano, ma a mio avviso è un punto fermo per chi si vuole avvicinare allo studio delle vicende storiche di un avo o semplicemente dei propri concittadini, perché tutti conoscono la storia della famosissima Brigata Sassari che ha in Emilio Lussu un suo aedo, un suo, come si può dire, testimone oculare di grande spessore, perché nella Sassari venivano condensati tutti i sardi che sarebbe stato difficile, come si può dire, stanziare a gruppetti nei vari altri reparti. Ma, come vi ho appena spiegato, almeno nel 1915 questo era più o meno anche la caratteristica degli altri reparti della Grande Guerra, che ovviamente si andò via via stemperando nel corso del conflitto. Quindi possiamo dire che sono questi i reparti in cui con tutta probabilità un nostro concittadino poco più di 100 anni fa si ritrovò a combattere. Per chi ha mai fatto uno spoglio, ad esempio, dei dati sui caduti dell'Albo d'Oro dei caduti, può senz'altro vedere che questa affermazione corrisponde a verità. Quindi anche per oggi io mi fermo, sperando di aver dato anche un aiuto a chi sta facendo delle ricerche su un proprio avo. Vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento di questa rassegna di storie a porte chiuse, tenuta sempre su questa pagina Facebook ufficiale. Alla prossima e grazie mille.